Io quando avevo la vostra età ero appassionato di fisica, ma mi ricordo che le lezioni a scuola erano una delusione assoluta. Poi c'era una montagna da scavalcare, questa montagna era determinata sostanzialmente dal fatto che la fisica la si insegna tramite la matematica, perché quello è il linguaggio della scienza, come diceva Galileo, e questo creava una barriera insormontabile. Io volevo sapere di buchi neri, di particelle elementari, e invece dovevo fare i vettori, le derivate, una noia mortale. Io ho il grande privilegio di non essere un docente di liceo, quindi posso assolutamente ignorare i programmi ministeriali e il mio scopo è farvi capire che dietro la collina della matematica la fisica è interessante. Questo è lo scopo. Ci sono anche dei docenti qui e un duplice scopo di questa cosa è far vedere agli studenti, ai docenti come sia possibile, tramite l'uso abbondante di animazioni e di disegni, di illustrare cose che normalmente si illustrano con la matematica. Come ho detto, ho il lusso di non dover insegnare e quindi interrogarvi, e quindi io posso tranquillamente sorvolare sulla parte matematica. Non lo farò completamente, un po' di matematica ci sarà qui dentro, ma fondamentalmente voglio fare un discorso sulla fisica. Quindi andiamo avanti e partiamo con l'introduzione. Vedrete che io parlo molto sul testo, perché il testo scritto, secondo me, aiuta a coordinare e a farvi percepire quello che dico, e poi rimane traccia di quello che io, di ciò di cui sto parlando. La crisi della fisica classica viene spesso confusa con l'idea che rispetto a quella moderna essa fosse sbagliata, mentre quella moderna invece è quella giusta. Ovviamente nulla di più impreciso. Si tratta per entrambi di modelli teorici, cioè di quelle che si chiamano teorie efficaci. Anche la fisica classica funzionava e funziona tuttora benissimo. Non sempre abbiamo bisogno della fisica moderna. Ognuna di loro esibisce, cioè le teorie e i modelli, ognuno di questi esibisce aspetti di correttezza. Semplicemente questi si riferiscono, sono validi in ben precisi ambiti e solo quelli. Quindi la fisica classica è valida, ma vale solo entro certi limiti. La meccanica newtoniana quindi è perfettamente valida e produce risultati accuratissimi, sin tanto che le velocità in gioco, la massa o le dimensioni degli oggetti considerati sono contenute entro certi limiti. Cioè, per oggetti non troppo piccoli o non troppo grandi, la meccanica classica tutt'oggi va benissimo. Si può arrivare su Marte senza bisogno di usare la fisica moderna. Col termine teoria efficace si intende definire un modello concettuale del mondo che ha un ristretto campo di applicazione, al di fuori del quale occorre una teoria basata su principi primi ancora più generali di quelli adottati precedentemente. Quindi, se io voglio indagare la struttura dell'atomo, purtroppo la dimensione di un atomo è tale per cui la fisica classica cessa di valere. Occorre qualcosa di più generale. Quindi, in questa presentazione esamineremo il percorso seguito dai fisici nello scoprire i limiti di applicabilità della fisica cosiddetta classica, individuando le idee innovative che hanno permesso loro di raffinare i modelli, includendo nelle loro capacità predittive, perché un modello è valido se sa predire qualche cosa, sempre più ampie fette della realtà che ci circonda, fino ad avvicinarci ai limiti dell'universo, nel macro e nel microcosmo. Davvero innumerevoli sono i contributi dati dai filosofi del passato allo sviluppo di una teoria del mondo, perché la fisica è una teoria del mondo. La fisica ha l'ambizione di spiegare non perché il mondo esiste, ma come esso funziona. Ma per la finalità del mio discorso mi preme sottolineare l'idea di due soli di loro, dei filosofi del passato, del periodo ellenistico e di uno studioso più tardo. Queste idee le posso crudamente riassumere in: l'incredibile complessità del mondo può essere ricondotta a qualcosa di più semplice e basilare. Se noi pensassimo che il casino che ci circonda è insondabile, non ci metteremmo neanche a cercare di costruirla la fisica. Invece l'idea di base è che è possibile spiegare le cose ed è possibile spiegarle in modo semplice. Questo è il concetto. Alla base di questa complessità, che è il mondo che ci circonda, ci sono dei principi di simmetria e semplicità di carattere generale. Il mondo delle idee, cioè là dove vivono le teorie che spiegano quello che osserviamo con i nostri sensi e strumenti, è in qualche corrispondenza col mondo reale. Cioè, noi percepiamo che là fuori c'è qualcosa e pensiamo che lo possiamo descrivere, pensiamo che noi siamo in contatto con questa realtà. Ma si basa su costrutti ideali che non sono direttamente alla realtà, sono solo un'immagine, un po' come il mito della caverna di Platone. Noi non siamo a contatto vero con la realtà, noi siamo a contatto della realtà tramite i nostri sensi o tramite i nostri strumenti, che hanno dei limiti. Quindi la realtà è disgiunta da noi in qualche maniera. Iniziamo allora la nostra esplorazione partendo da Anassimandro, un mio mito personale, un presocratico attivo in Grecia nel lontano periodo del 590, intorno al 500 a.C. Egli poneva alla base del costrutto di tutti gli elementi visibili sulla Terra
un'entità indistinta che lui chiamava apeiron, una sostanza non meglio specificata, un po' una furbata da filosofo che dice un concetto generale senza mai entrare nel dettaglio, evitando quindi il problema di doverne dettagliare qualità e provenienza. L'unica proprietà dell'apeiron che contava, secondo lui, era la sua capacità combinatoria, il suo sapersi legare in strutture complesse, che esibiscono proprietà emergenti a causa unicamente del loro essere legate fra di loro. Una concezione della natura davvero moderna e feconda in profondissime conseguenze, anche se sembra una stupidaggine, ma non lo è. La storia, partendo da un principio di eleganza formale, stile il rasoio di Occam, in cui si fa discendere tutto da un unico principio, prende invece a un certo punto un'altra strada, quindi anassimando dice c'è l'apeiron, tutto ciò che vediamo discende da questa cosa qua, che io non vi so spiegare che cos'è, ma c'è un unico principio, questa era l'idea fondamentale. Empedocle qualche anno dopo teorizza invece che ciò che ci circonda sia costituito invece che da uno, l'apeiron, da ben quattro elementi fondamentali, dotati di una reciproca dinamica, quindi un piccolo passo indietro. Anassimandro aveva avuto l'idea generale, geniale, che tutto deve discendere da un'unica cosa. Non sapendo bene spiegare che cos'è, arriva Empedocle che dice, ve lo dico io, che cosa sono le quattro cose e non l'unica. E sono gli elementi. E Empedocle dice, c'è il fuoco, c'è la terra, l'acqua e l'aria. Per i greci questi erano gli elementi fondamentali, tutto il resto era un miscuglio opportuno di questi qua. Empedocle determina dei simboli grafici per questi e più tardi, nel Medioevo, all'inizio del Medioevo, qualcuno li dispone su una tabella, li dispone in questa maniera. Gli elementi leggeri che tendono ad andare verso l'alto, che sono questi due, vengono rappresentati in alto, e sono l'aria e il fuoco. E quelli pesanti, per i quali Aristotele diceva la loro natura sta nello stare in basso, venivano messi in basso. E qual era l'idea di Empedocle? Empedocle dice, se io prendo dell'acqua e gli aggiungo della terra, che cosa posso ottenere? Posso ottenere del ghiaccio, che è acqua solida. Se io poi gli aggiungo del fuoco, che cosa posso fare? La posso fondere. E se gli aggiungo altro fuoco ancora, la posso fare evaporare. Chiaramente un modello naive, ingenuo e sbagliato, perché ovviamente la natura non è fatta così. Però l'idea di base qual è? È il concetto che la combinazione di elementi semplici in linea di principio potrebbe spiegare il complicato. Lui era completamente sbagliato nel scegliere gli elementi fondamentali, perché no, l'aria, l'acqua, il fuoco, la terra non sono elementi fondamentali. Ma l'idea, che era la cosa che contava, questa è rimasta per più di 2000 anni. Ecco quindi che Platone lega questa idea a un'altra, ancora più rivoluzionaria, ma dalle conseguenze ancora più durature e profonde. Cioè, alla base delle cose naturali ci sono geometria e simmetria. E quindi lui, Platone, scopre gli unici solidi che è possibile costruire con poligoni regolari, che sono il tetraedro, fatto da triangoli, l'esaedro da quadrati, l'ottaedro di nuovo da triangoli, ma posto in modo diverso, l'icosaedro ancora triangoli, e poi il dodecaedro pentagoni. Questi sono gli unici solidi che esistono nel nostro universo regolari. E lui dice, benissimo, possiamo pensare di associare il tetraedro al fuoco, la terra all'esaedro, l'aria all'ottaedro, l'acqua all'icosaedro e poi beh, la quintessenza. Lì c'è la divinità, l'inspiegabile. Quindi aveva un problema, per lui c'erano quattro materiali, cinque solidi, l'ultimo lo attribuisce alla divinità. E che cosa capisce in questo modo? Riesce a costruire un modello concettuale per il quale mettendo insieme due tetraedri si può ottenere un altro tetraedro composto, più grande, ma si può anche ottenere una figura diversa. Tante figure diverse, di diverso tipo. E prendendo per esempio un cubo si possono ottenere altri cubi e altre forme. E quindi si possono arrivare a costruire oggetti sempre più complicati. Di nuovo, l'idea di base è dal semplice si può arrivare al complicato. Noi vediamo il complicato, facciamo la strada inversa e andiamo a vedere se si riesce ad arrivare al semplice. La sua teoria, fra l'altro, poteva spiegare anche perché non tutto si può fare con elementi di base, quindi perché alcune cose banalmente non esistono. Perché se io prendo un triangolo, un tetraedro e un cubo, non trovo nessun modo corretto di appiccicarli insieme secondo le regole. E quindi questa combinazione non è possibile. Le idee tomistiche dei presocratici, Democrito in primis, si persero nell'oblio della storia. Questo era un effetto del fatto che a un certo punto la biblioteca di Alessandria, che raccoglieva tutti i filosofi e i sapienti dell'epoca,
brucia, i Tolomei licenziano tutti i filosofi, li mandano via per motivi politici. Ed è un pochettino, la Biblioteca di Alessandria è un po' come il CERN di Ginevra oggigiorno, una centrifuga di idee, posti dove si investiva nella cultura e nel sapere. Muore la Biblioteca di Alessandria, muore la scienza dei greci. Vi sto raccontando questa cosa perché io voglio inquadrare la fisica classica, quali sono le idee di base, da dove vengono e perché sono crollate a un certo punto, perché non sono state più sufficienti. Occorre quindi attendere l'epoca di Galileo per la rinascita di un metodo dell'esplorazione del mondo che faccia fare veri progressi alla conoscenza, il metodo scientifico, cioè il confronto con l'esperimento. Io non faccio il filosofo e mi accontento di dare definizioni e di lavorare sulle definizioni. Vado a vedere se le mie definizioni hanno qualche corrispondenza con la realtà e quindi chiedo alla natura, come glielo chiedo alla natura facendo un esperimento. Con lui nasce quindi la scienza come la conosciamo oggi. Una teoria che viene confermata da un esperimento può anche essere corretta, ma se l'esperimento non la convalida, di certo si può solo dire che è falsa. Quindi la scienza non valida le idee, le può al massimo falsificare. Perché non è detto che se io col mio esperimento confermo la mia teoria è giusta. Potrebbe essere ancora sbagliata, ma non me ne sono ancora accorto. Ma di sicuro se mi dici di no, è sbagliata. Chi però fa fare un salto di qualità a questa nuova metodologia di indagine del mondo è Sir Isaac Newton, di cui conosciamo le grandi scoperte, le abbiamo studiato a scuola, le leggi di dinamica, il calcolo differenziale, la gravità. Pone ipotesi sulla natura e si inventa la matematica necessaria a trarne le conclusioni, da verificare poi con lo sperimento, la misura. Quindi il fisico, il primo fisico e forse il più completo fisico della storia, grande matematico, grande filosofo, grande fisico. Isaac Newton che cosa fa? Studia fra le varie altre cose, rimane affascinato dai prismi di vetro, dai cristalli, e va a interpretare il fatto che la luce, passando attraverso un prisma, si scomponga in tanti colori, lo va a interpretare pensando che la luce sia composta da particelle e che queste particelle viaggino a velocità diverse nel prisma e quindi viaggiando a velocità diverse impiegano più tempo a uscire, quindi la luce si scompone nelle sue componenti fondamentali. Più o meno negli stessi anni, Christian Huygens, olandese, dice: no, la luce non è composta da particelle, è composta da onde. E perché lo dice? Perché comincia a fare tutta una serie di esperimenti e scopre fenomeni di interferenza, di diffrazione, esattamente come si comporta l'acqua, che è composta da onde. E quindi porta tali e tante prove per cui l'idea corpuscolare di Newton muore, sparisce. E vedremo che in realtà 300 anni dopo rinasce. Si rivendica. La meccanica, poi, la meccanica classica di Newton, che spiega fino alle orbite dei satelliti, la caduta dei gravi, la balistica dei cannoni, non spiega però nulla circa la luce. La luce la vediamo da quando siamo nati, la prima cosa che vediamo con i nostri occhi è la luce. Ci circonda, non ci rendiamo conto di quanto sia importante, ma la luce è ciò che ci permette di conoscere il mondo. Però è solo con Maxwell che si arriva a una teoria completa e dal potere predittivo. Quindi Newton aveva delle idee un po' preconcette, ma non aveva in realtà la minima idea di cosa fosse la luce. Il primo che comincia ad avere un'idea un po' più precisa è Maxwell. Una delle cose che si volevano principalmente capire all'epoca di Maxwell e spiegare era la capacità dei corpi di emettere luce e saperne prevedere le proprietà. Un'incudine da martello per noi non emette luce, al buio non la vediamo. Però da una brace di carboni accesi, sì, il sole poi è evidente che emette luce. E c'è un modo continuo di andare dalla luce violenta del sole alla apparente mancanza di luce che invece c'è di un'incudine di martello. Perché questa cosa è interessante? Perché all'epoca si dovevano costruire i cannoni, per costruire i cannoni bisognava fondere il metallo. Per fare dei cannoni resistenti bisognava che il metallo fosse fuso a una ben precisa temperatura, che però era elevatissima, tanto elevata che uno non poteva metterci un termometro, perché il termometro si sarebbe fuso. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno cercato di capire se guardando la luce che veniva fuori dall'alto forno fosse possibile capire che temperatura aveva l'alto forno. Questa era la speranza. E quindi re e imperatori investivano nei fisici perché qualcuno gli dicesse come fare questa cosa. Era comunque chiaro, peraltro, che questa capacità di emettere luce dipendeva in modo sostanziale dalla temperatura, in una qualche maniera che richiedeva una spiegazione scientifica. Quindi, da una parte c'erano gli scienziati che, come me, erano semplicemente curiosi di capire come funzionano le cose, dall'altra c'erano i militari che vedevano un'applicazione pratica,
La cosa è stata fortunata e buona perché hanno sfruttato i soldi che loro avevano per pagare gli scienziati che facessero gli studi. Quindi persone come me all'epoca potevano avere uno stipendio per poterlo fare questo lavoro. Non si poteva all'epoca far altro che basarsi sulle conoscenze del mondo fisico che erano esistenti all'epoca per descrivere i fenomeni tramite i principi primi, cioè si voleva descrivere perché diavolo un oggetto caldo emette luce. Se ci si pensa è piuttosto misteriosa questa cosa qua. Perché la luce deve venire fuori dagli oggetti? In modo naivo non se lo immagina. E quali erano le teorie conosciute? C'era la meccanica di Newton, qui vediamo i principi a matematica, e poi c'erano le equazioni di Maxwell. Questo spiega tutti i fenomeni fisici tranne la luce, questo spiega la luce e molto altro, perché la teoria di Maxwell parte dallo spiegare la luce, ma scopre le onde radio, i raggi ultradiretti, fino ai raggi X e così via, ai raggi gamma. Parve quindi cosa naturale costruire un modello matematico dell'emissione luminosa da parte di un corpo caldo che utilizzasse entrambe queste teorie, erano le uniche che c'erano. E quindi che cosa? L'idea era una carica elettrica immaginata come un oscillatore armonico che fosse messo in agitazione a causa della temperatura. Cioè l'idea è che la luce fosse dovuta al fatto che ci sono delle cariche elettriche che si agitano come delle matte e questo emette in qualche maniera misteriosa da capire onde elettromagnetiche, cioè luce. Ora, una prima analisi delle proprietà della luce era il risultato di studi di spettroscopia. Quello che si poteva fare all'epoca con la tecnologia che esisteva era prendere dalla luce, buttarla in un prisma e vedere cosa veniva fuori e studiarne le proprietà per cercare di capire se c'erano delle regolarità che potessero portare ad avere un'idea su che cosa fosse questo fenomeno. E che cosa sono gli studi spettroscopici? Beh, uno mette in un grafico la lunghezza d'onda, cioè il colore, si parte da lunghezze d'onda molto piccole, quindi si parte dall'ultravioletto e si arriva all'infrarosso. E in corrispondenza di questo si mette quanto intensa la luce emessa a una certa lunghezza d'onda. Si prende la luce del sole, la si divide nei vari colori, si va per esempio a questo colore qui e si vede che l'intensità massima è per un colore intorno ai 500 nanometri, che è più o meno il colore verde. Qui siamo nell'ultravioletto, vedete che rapidamente la luce svanisce, nell'ultravioletto apparentemente dal sole non ce n'è, e nell'infrarosso ce n'è molta di più, ma anche questa va a zero. E vedete quindi qui Newton che fa entrare la luce del sole da una finestrella, butta il tutto su una lavagna e va a vedere l'intensità di ognuno dei colori. Il colore verde è il più intenso, l'infrarosso è molto meno intenso, l'ultravioletto va molto più rapidamente a zero. Questo però lo faceva Newton a livello del mare, era a Londra. Vedete che lo spettro visibile è questo. Quindi l'unica cosa che poteva studiare Newton all'epoca era questa cosa qua, più o meno fino a questa regione. E che cosa scoprivano i primi spettroscopisti? Scoprivano che la luce aveva una variazione di intensità un po' strana, cioè c'erano dei colori la cui intensità era bassissima. C'era bu in certi colori in realtà c'era buio invece di esserci quel colore lì, e vedete qui i buchi. Studiando la cosa, si scopre che se uno fa passare la luce solare attraverso l'acqua, la luce che scompare, il colore che scompare è questo qui, a circa 900 nanometri. Quindi, perché scompaiono i colori? E perché la curva di colore ha questa forma? In alta quota le righe scure si attenuavano e sparivano. Quindi qualcuno, all'epoca cominciano ad esserci i primi palloni aerostatici, portano un prisma in alto e scoprono che più si va in alto nell'atmosfera, più l'intensità aumenta perché viene assorbita meno dall'aria, quindi più si va in quota, più ci si abbronza facilmente, sia perché aumenta l'intensità, sia perché aumenta il numero di raggi ultravioletti. Vedete che qui ci sono più ultravioletti che non qua. Ma la cosa che appare peculiare è che spariscono i buchi, cioè la luce in alta quota, la luce del sole, diventa continua. Più si va in basso, più ci sono buchi, come se qualche cosa assorbisse la luce in quelle zone lì. La radiazione emessa dal sole non è sotto il nostro controllo e non possiamo cambiarne la temperatura, perché uno a questo punto si fa domande, dice: ma fammi studiare questo piuttosto che quest'altro, fammi accendere il sole e spegnerlo, fammi cambiare il colore della luce emessa dal sole. Non si può, il sole non è sotto il nostro controllo. Allora, quello che si va a lavorare in laboratorio e quindi si studia il fenomeno dell'emissione della luce da parte della materia in laboratorio. È esperienza comune che un corpo caldo emetta luce.
come peraltro lo è il fatto che sia l'intensità che il colore prodotto dipendano in qualche modo dalla temperatura del corpo stesso. Una lampadina accesa ha un bel colore intenso, è calda e ha un colore molto chiaro. Quindi una lampadina è una buona approssimazione di un corpo nero, di cui ancora non vi ho parlato, adesso vi spiego che cos'è. Per cui useremo la lampadina come sostituto di corpo nero in questo primo esempio. Adesso, questa lampadina che è fortemente illuminata, io diminuisco l'intensità di corrente. E che cosa fa la lampadina? Diventa meno luminosa, l'intensità diminuisce, ma contemporaneamente si sposta verso il rosso. Sappiamo benissimo che le lampadine, quando gli diamo poco voltaggio, sono rossicce. Invece una lampada a cui diamo molta corrente diventa bella chiara, vira verso il viola. Supponiamo allora di disegnare le curve di intensità in funzione del colore dalla luce emessa, ripetendo la misura per diverse temperature. Quindi partiamo da 6.000 gradi Kelvin, quando la lampadina è incandescente, come in questo caso, la vado a scomporre la luce emessa. Parto dall'ultravioletta, nell'ultravioletto la lampadina non emette niente, poi a un certo punto comincia a essere nel visibile, vado verso il verde, raggiungo un massimo e poi andando verso il rosso diminuisce. Il colore bianco è la somma di tutti questi colori, cioè l'integrale di questa curva. La curva di intensità quindi inizia a valori bassissimi per piccole lunghezze d'onda, cioè verso il violetto e l'ultravioletto, raggiungendo un massimo a circa 600 nanometri, il verde, tornando poi a bassi valori di intensità. Non per niente il mondo è verde. Perché il mondo è verde? Perché i nostri occhi, nei milioni di anni, si sono abituati a vedere il colore dell'intensità maggiore, che è questa, che è il verde. Quindi noi ci siamo abituati a vivere in un mondo la cui colore predominante come intensità è il verde, ed è per questo che lo vediamo, e ci piace tanto, e ce n'è così tanto. La cosa interessante è che al diminuire della temperatura, il colore della luce per il quale si raggiunge il massimo di intensità si sposta. Quindi io diminuisco la temperatura, quindi ho abbassato la corrente, il filo è diventato un pochettino più freddo, la temperatura è passata da 6.000 a 5.500, però vedete che il picco si è leggermente spostato in questa direzione. Ma questo avviene in modo del tutto indipendente da quale materiale viene portato all'incandescenza. Conta solo la sua temperatura. Quindi se io faccio bruciare il filamento di una lampadina, un pezzo di carbone, un foglio di carta o una buccia di banana, la curva è uguale. E questo è piuttosto misterioso, perché noi siamo abituati che materiali diversi hanno proprietà diverse. Perché la capacità di emettere luce invece è uguale per tutti i materiali? Allora andiamo avanti, diminuiamo sempre più la temperatura, vedete che la temperatura qui sta diventando rossa e qui si sta abbassando l'intensità, infatti diventa più scura la luce, e man mano il colore si sposta verso il rosso, infatti il picco di massima intensità si sta spostando verso il rosso. Vedete sovrapposto i colori, vedete che il verde è sul massimo. La curva blu, questa che si intravede, non so se si vede. Non si vede moltissimo purtroppo, ma qui c'è una curva che inanella tutti i punti di massimo e poi vedete che va verso il basso. Questa curva rappresenta la dipendenza, misurata facendo un esperimento come per esempio la lampadina, del valore dell'intensità e del colore al variare della temperatura. Questa è detta curva di spostamento di Wien, cioè Wien, facendo alcune assunzioni che adesso vedremo, riesce a capire perché la curva si comporta in questo modo. Rimanendo però sempre molto nel vago, anche lui era molto confuso dal perché, e questo è un punto importante che dovete capire. La fisica è il regno del dubbio, non è mai il regno della certezza. Tutti i fisici, quando scoprono qualche cosa, quasi mai stanno veramente capendo cosa stanno vedendo. È nell'incontrare le loro idee con quelle di altri, nel rielaborarle, ci vogliono anni perché quella che all'inizio è un'intuizione si dimostri poi corretta. Quindi immaginate che un fisico come me passa la sua vita, buona parte del suo tempo, nel dubbio. Sto facendo la cosa giusta? Ho capito la roba giusta o sto dicendo stupidaggini? Per studiare come dipende il colore, la sua intensità dalla temperatura, bisogna però fare in modo che non vi siano contributi estranei a quelli provenienti dalla sorgente. Se questa fosse in grado di assorbire della luce da una sorgente estranea a quella che stiamo studiando, falsificheremmo completamente le misure. Quindi se io voglio sapere che relazione c'è fra la temperatura e il colore di un oggetto, devo essere sicuro che questo oggetto non mi stia riflettendo o assorbendo robe che vengono da qualche altra parte, perché non starei più capendo lei, questo oggetto, che cosa sta facendo. Una scatola come questa, isolata dall'esterno, è un corpo nero. La luce che è emessa dal piccolo buco, vedete che c'è una scatola, io la riscaldo,
dentro c'è presumibilmente dell'aria, e la temperatura che raggiunge è tale per cui sia omogenea all'interno e l'unica sorgente di energia è questa, qui sotto. È tutta chiusa, quindi non può entrare luce da nessun'altra parte. L'unica luce che esce è stata prodotta internamente ed è stata prodotta unicamente dal fatto che c'è una temperatura. Quindi qui c'è un buco, il buco è fatto il più piccolo possibile per potergli permettere alla luce di uscire. Un po' di luce entrerà anche da fuori, però essendo il buco piccolino conterà molto poco. E quindi lo chiamiamo corpo nero perché è in grado di assorbire e di mantenere dentro di sé la temperatura che io gli fornisco. Qui metteremo un sensore che sappia riconoscere i vari colori e le varie intensità di colore. Quindi il sensore riceve una luce, cioè in pratica fotoni, oggi sappiamo che la luce è fatta da fotoni, che porta informazione diretta sulla temperatura all'interno della scatola e solo su quella, perché la scatola è solo scaldata da queste candele, non è in contatto con nient'altro, quindi ciò che esce dalla scatola dipende soltanto dal fatto che io l'ho scaldata, da nient'altro. Il suo colore fornisce una diretta misura della temperatura interna, che era quello che i militari volevano capire. Quindi io adesso la scalderò e uscirà della luce che andrà a colpire il sensore. Ecco che man mano che le candele fanno il loro lavoro, queste palline che non sono atomi ma sono fotoni e luce, si agitano e rimbalzano miliardi di volte al secondo all'interno della scatola e ogni tanto qualcuno di questi fotoni riesce a uscire. Va a colpire il mio sensore e in questo modo il mio sensore è in grado di dire: quanta luce verde sta uscendo in questo momento? Quanta luce gialla? E riesco a disegnare la curva dello spettro. Quindi il sensore riceve informazione di colore causata dalla temperatura. E c'è quindi una diretta relazione fra la temperatura e il colore, come supponevano quelli che costruivano i cannoni. Se si riesce a capire l'equazione che determina dove sta il massimo, ci basterà misurare il colore per sapere che temperatura c'è nel forno, senza metterci dentro un termometro che comunque si fonde e non ci dà nessuna informazione. La natura di cosa generasse la luminosità di un corpo caldo era fonte di grandi grattacapi. Era ormai stato compreso da Maxwell come la luce fosse la manifestazione di un'onda elettromagnetica. Ma perché un corpo caldo ne emettesse con un particolare colore ed una certa intensità non era affatto chiaro e richiedeva una spiegazione. Cioè, Maxwell, studiando le proprietà del campo elettrico e del campo magnetico, capisce che le due sono uno, è come un giano bifronte. Il campo elettrico e il campo magnetico sono sempre in coppia, non sono mai da soli. Al massimo uno dei due ha intensità zero, ma c'è sempre. Non esiste mai un campo elettrico e un campo magnetico da soli, esiste solo il campo elettromagnetico. E lui capisce che l'agitarsi di questo campo elettromagnetico è la luce, si manifesta come una luce. Noi vediamo la luce perché è una manifestazione del campo elettromagnetico. Il perché però si comportasse in certi modi o in altro non era ancora chiarissimo. Allora, cosa fa Wien per calcolare quella curva blu di cui abbiamo parlato prima? Una via possibile di uscita da questo mistero stava nel supporre che la materia fosse composta da atomi, che all'epoca anatema, pochissimi fisici erano convinti dell'esistenza degli atomi, era una cosa che si era persa da Democrito in avanti e per 2000 anni nessuno ne parlava più. E l'idea era che non solo la materia era composta da atomi, ma che gli atomi potessero anche contenere delle particelle cariche al loro interno. Cominciavano ad esserci esperimenti che davano l'idea che questo potesse succedere. Quando il corpo viene scaldato, queste cariche, gli atomi, che quando il corpo è freddo gli atomi si muovono poco, quando è allo zero assoluto gli atomi stanno praticamente fermi, più si alza la temperatura, più questi atomi si agitano. E se contengono particelle cariche, abbiamo particelle cariche che si agitano. E, come aveva predetto Maxwell, quando una particella carica si muove, si agita, emette radiazione elettromagnetica. Quindi abbiamo gli atomi che stanno in una scatola, quindi ho disegnato uno solo, questo si agita, ogni volta che sbatte contro le pareti cambia direzione, frena, nel frenare una carica elettrica, nel cambiare velocità una carica elettrica, emette luce, emette un fotone. Quindi l'idea di base di Wien è: se questo è vero, facciamo quattro calcoli, perché le equazioni di Maxwell ci permettono di fare dei calcoli. E la meccanica di Newton ci permette di fare i calcoli dei rimbalzi della particella all'interno delle pareti, perché quella è meccanica. Quindi mettiamo insieme meccanica ed elettromagnetismo e vediamo cosa succede. All'aumentare della temperatura aumenta l'energia degli urti e la loro frequenza. Quindi quello che prima si muoveva poco adesso sbatacchia in giro a destra e a sinistra e quindi cosa fa? Lo fa più frequentemente e
l'energia con la quale rimbalza, cioè la frenata che subisce, avendo una velocità elevata, è molto più elevata di prima. Quindi se la frenata è maggiore, l'energia dell'onda elettromagnetica emessa sarà maggiore, siccome l'energia è il colore, sarà più violetta la luce emessa. Questa è l'idea di Wien. Nei primi mesi del Novecento arrivano Rayleigh e Jeans, altri due, che giunsero alla seguente equazione che descrive la potenza irradiata da un corpo a una certa temperatura in funzione della frequenza. Scoprono che la potenza irradiata, che quindi dico con B, è data dal prodotto di due volte la frequenza al quadrato, quindi il colore, moltiplicato per una certa costante numerica per la temperatura. Quindi la potenza dipende dalla temperatura, in modo diretto. Raddoppiare la temperatura significa raddoppiare la potenza. E ce l'aspettiamo. Più legna mettiamo in un alto forno, più caldo diventa l'alto forno, ovviamente. Quindi la potenza che percepiamo è maggiore. Ma dipende dal quadrato della frequenza. E vedremo che questa cosa qui è il primo sintomo della malattia della fisica classica. Un calcolo analogo, ma basato su un modello più raffinato, porta Wien a un'espressione leggermente diversa. Vedete che qui c'è la potenza che dipende dal quadrato della frequenza. Wien che cosa fa? Wien usa le equazioni di Maxwell in modo corretto, cioè va anche a usare il fatto che la dipendenza della velocità delle molecole dalla temperatura, o meglio, la dipendenza della temperatura dalla velocità delle molecole segue una certa equazione. Più le molecole si agitano violentemente, più alta è la loro velocità. E ovviamente non è che la velocità e la temperatura siano costanti. La temperatura e la velocità aumentano e diminuiscono. E Maxwell riesce a calcolare questa curva. Wien la utilizza e ottiene questa equazione. Non mi interessa che la fisica non è memorizzare equazioni. La fisica è capire i concetti. Quindi qui le scrivo perché le equazioni parlano, dicono cose. Cosa ci dice questa equazione qua? Che al crescere della frequenza dovrebbe aumentare la temperatura, la potenza. Ma io posso far crescere la frequenza finché voglio. Agito sempre di più, metto sempre più energia. Cosa succede? Succede che, essendo il cubo della potenza, la potenza dovrebbe andare all'infinito. Ma quantità infinite in fisica non esistono. Ecco che mentre questa equazione diverge, questa di Wien c'ha un altro termine che deriva dall'aver usato le equazioni di Maxwell che descrivono quante sono le velocità possibili all'interno di una scatola. Questo termine è un esponenziale e vedete che c'è l'esponente dell'esponenziale è una frazione in cui c'è il denominatore e la temperatura. Quindi più alta la temperatura, più è piccolo questo oggetto qua, più questa cosa va a zero. Quindi il compito di questa parte dell'equazione è di abbattere la divergenza. Quindi da una parte l'equazione tende ad andare all'infinito, l'esponenziale lo riporta giù e la rimette in equilibrio. Quindi Wien riesce in qualche modo a trovare un'equazione che si riesce un pochettino a spiegare ciò che si osserva. Perché? Perché se io metto qui la lunghezza d'onda, di nuovo parto dalla lunghezza d'onda piccolissima dall'ultravioletto e vado verso l'infrarosso, i dati sperimentali, abbiamo visto prima, sono fatti così. Si parte da frequenze, da colori, da poco colore viola a una certa temperatura, a molto colore verde e a sempre meno colore rosso. Questi sono i dati. La natura funziona così. Noi esseri umani non possiamo fare altro che prendere atto di quello che la natura fa. Possiamo cercare di capire perché lo fa. Arriva quindi Wien usando questa equazione e vedete che mentre la frequenza, all'aumentare la frequenza, quindi all'aumentare, la frequenza è l'inverso della lunghezza d'onda, quindi l'aumentare di frequenza qui va in questa direzione. La potenza dovrebbe andare all'infinito, invece va a zero. Ci va perché c'è questo termine qua. Quindi Wien era abbastanza contento, dice, ho trovato finalmente un'equazione, non so perché funzioni. Di sicuro vuol dire che l'idea che gli atomi si muovano e abbiano delle cariche elettriche deve essere giusta, perché l'equazione che ne ricavo facendo i conti mi fa vedere che torna coi dati. Però Jeans, Rayleigh e Jeans, usano quest'altra equazione, che è basata su un modello un pochettino più impreciso, e trovano che c'è una divergenza fortissima. Cioè, a frequenze piccoline, a frequenze, scusate, elevate, la cosa va all'infinito. Siccome entrambi i modelli erano basati più o meno sulle stesse cose, bisognava capire qual era la differenza. Il modello fisico, cioè quello degli elettroni come oscillatori armonici, si agitano e oscillano,
Era molto contestato all'epoca perché il concetto di atomo non era ancora stato accettato come reale. La curva di Rayleigh-Jeans esibiva inoltre un comportamento addirittura divergente, come vedete qui va all'infinito rapidamente, al crescere della frequenza della radiazione emessa. Divergenza per la quale fu coniato il termine catastrofe ultravioletta. La divergenza non ha alcun senso fisico, naturalmente, perché contributi di oscillazione a frequenze sempre più alte, cioè a lunghezze d'onda sempre più piccole, fanno diventare sempre più grandi, violando il principio di conservazione dell'energia, cosa che non è possibile, non si può raggiungere l'infinito, non dando infinito. Chi tirò le fila in modo del tutto fortuito per interpretare l'evidenza sperimentale fu Max Planck, nel 1900, con un approccio piuttosto peculiare per un fisico. Aveva fatto il furbetto, diciamo, oggi diremmo che ha fatto il furbetto. Si rese conto che dal punto di vista prettamente matematico, quindi lui era un fisico, però qui ha fatto un esercizietto matematico, come faremmo noi a scuola quando non riusciamo a risolvere un'equazione, ci mettiamo dentro un trucco e vediamo se funziona. Per lui la divergenza ultravioletta derivava dal dover sommare un numero infinito di possibili contributi in frequenza, perché si suppone che il colore di qualche cosa può variare in modo continuo. Quindi esistono, dati due intervalli di frequenza, c'è un numero infinito di possibili sottointervalli in mezzo e possono andare avanti all'infinito. Quindi se ho un continuo di frequenze, per sommarle tutte cosa devo fare? Un'integrale, parolaccia cattiva. Devo fare una somma di infiniti termini infinitamente piccoli. In pratica, l'equazione di Planck emergeva dal calcolo di un'integrale il cui valore era divergente su tutte le frequenze. Quindi, sommando un numero infinito di infinitamente piccoli valori, si arrivava a un risultato infinito. E lui si accorge di questo fatto qua. E allora cosa dice? Che l'unico modo per utilizzare il modello di oscillatori che non richiedesse un'integrale per essere calcolato era quello di trasformarlo in una somma finita di termini finiti. Quindi, invece di avere un'integrale, lui fa quella che si chiama una serie, una somma vera di numeri, non di infinitesimi. E matematicamente in questo modo fu in grado di mostrare che in questo modo la serie non era divergente, ma convergente. Per poter realizzare questo giochino matematico, quindi lui fa un giochino, lui dice, basta, non ci sono infinitesimi. Infinitesimi li possiamo avere solo termini finiti. Dovete cioè ipotizzare che solo un certo insieme di oscillazioni fossero possibili, ossia che le sole energie possibili fossero un multiplo intero di una frequenza minima tramite una costante. Quindi lui dice, fra due frequenze non c'è un numero infinito di possibili sottofrequenze, c'è questa e c'è quest'altra. E non si era reso conto che gli spettroscopisti l'avevano già trovata sta cosa qua, perché i buchi nelle frequenze li avevano già visti. Ma non essendo teorici, non sapevano dare spiegazioni. Lui, non essendo uno sperimentale, non aveva visto quel risultato, non si erano parlati in qualche modo. Cosa fece quindi Planck? Rinunciò all'idea che valesse una semplice relazione di proporzionalità continua tra le frequenze di un oscillatore armonico e la sua energia. Cioè, uno diceva, l'energia di un oscillatore armonico è una certa costante moltiplicata per la frequenza. Più è alta la frequenza, più alta sarà l'energia. E la sostituì con una relazione quantizzata del tipo. Quindi lui parte da E uguale a alfa nu, con alfa che appartiene all'insieme dei numeri reali, per qualunque frequenza, moltiplicandolo per questo numero, si ottiene energia. Lui dice no, l'equazione corretta è questa. L'energia a un certo valore n è data da n più mezzo per h nu, dove n appartiene all'insieme dei numeri interi. Quindi abbiamo 1 più mezzo, 2 più mezzo, 3 più mezzo, moltiplicato per h nu, dove nu è la frequenza. H è un numero che si può calcolare, piccolissimo, poi vedremo che cos'è. Che cosa vuol dire sta roba qua? Vuol dire che in questo modo il passaggio tra due diversi valori di energia dell'oscillatore armonico potevano avvenire solo tramite salti caratterizzati da numeri interi. Cioè, il modello originale diceva che io ho alfa, aumento l'energia, in realtà sarebbe nu, aumento il valore di nu della frequenza e aumenta corrispondentemente l'energia in modo lineare, perché questa è un'equazione lineare. Al raddoppio della frequenza raddoppia l'energia. Io qui ho 2, se vado su 4 raddoppio il valore. Lui sostituisce questa cosa con n. E quindi dice, fra questo intervallo, fra 0 e 1, non ci sono tutti i possibili valori di energia, c'è solo questo. Poi c'è un salto, poi c'è questo, un salto e così via. Ora, vedete che questa curva non è molto simile a quella rossa. È meglio se io la curva la sposto, questa è già più vicina. E
quindi si aggiunge il termine un mezzo. Planck non aveva idea di cosa potesse significare questo dal punto di vista fisico. Perché l'energia deve rimanere costante in questo intervallo, poi fare un salto e poi rimanere costante e così via? Non era la più pallida idea. Ripeto, ha fatto una furbata, un giochino matematico. Tanto che considerò questa ipotesi un semplice artificio matematico per poter trovare un'equazione che non soffrisse del problema della divergenza ultravioletta. Sostituendo un numero reale alfa con un numero intero n, Planck poté fare a meno di usare un integrale continuo per il calcolo della potenza emessa, sostituendolo con una sommatoria infinita di termini discreti, ottenendo così una curva non più divergente con quella di Rayleigh-Jeans. Il risultato quindi fu una curva simile a quella di Wien era questa qua, che abbiamo visto prima. Ottenendo invece, grazie alla discretizzazione delle frequenze e l'uso della serie invece che dell'integrale, quest'altra equazione. Vedete che questo termine è uguale. L'esponenziale, qui era il numeratore, qui va al denominatore e cambia segno l'esponente. Di nuovo, non sto a farvi vedere come si ricava questa equazione, la trovate nei vari corsi di approfondimento. L'importante è capire che questa parte dal concetto che la frequenza possa essere continua, questa parte dall'ipotesi che non tutte le frequenze sono permesse. E che cosa succede? Succede che, vedete che la legge di Wien, quella in viola, qui passa benissimo sopra tutti i punti. Qua in realtà i punti sperimentali sono un pochettino più in alto della curva predetta da Wien. Arriva Planck, usa la sua di equazione e la sua equazione è molto più precisa. Finalmente tutto torna, sparisce la divergenza, i dati sperimentali vengono spiegati e Planck rimane basito. Dice: sì, ma io ho usato un trucco matematico, non so spiegare perché, non ho la minima idea della fisica perché si deve comportare così. E vedremo che non è la prima volta e non sarà l'ultima in cui un artificio matematico all'inizio non spiegato, risolve un problema di fisica, questo costringe i fisici a cercare di capire perché e si trova finalmente la spiegazione corretta. Questa equazione descrive in modo davvero molto accurato le curve sperimentali, ma se da un lato ciò fu di grande soddisfazione per Planck, fu anche causa di grande frustrazione non saper individuarne la ragione, il motivo fisico della necessaria discretizzazione. Perché quando h nu è molto maggiore di kt, h nu è questo termine nell'esponenziale e kt è questo che sta al denominatore. Quando h nu è molto maggiore, questo termine diventa molto grande, sta al denominatore, questa roba va a zero. Quindi si ha che per quell'approssimazione questo termine viene a coincidere con questo, cioè Planck e Wien per valori di h nu grandi tornano insieme. Per valori di h nu piccoli vale invece quella di Planck. Quindi questo è indice del fatto che h deve essere piccolo. Approssimazione per la quale le due equazioni convergono gli stessi valori. Il valore di h così piccolo implica che la quantizzazione abbia luogo su una scala microscopica. Cioè le due equazioni sembrano diventare la stessa solo se si assume che h sia grande. Ma siccome i dati mostrano che solo una delle due equazioni è corretta, vuol dire che h deve essere piccolo. E se h è piccolo, vuol dire che il fenomeno è microscopico. E quindi si apre la porta a capire che il mondo microscopico in qualche modo è diverso dal mondo macroscopico. Da qualche decennio, in quegli stessi anni, gli studi di spettroscopia stanno fornendo indizi di ulteriori fenomeni problematici da interpretare con i modelli fisici conosciuti e accertati. Perché? Perché ci si accorge, osservando la luce del Sole, che in realtà il Sole non ha uno spettro continuo. Se uno allarga lo spettro di tanto, con delle lenti, lo si può fare, si scopre che, come abbiamo detto, ci sono dei buchi. Ma la cosa intrigante è che in corrispondenza dei buchi, se uno brucia alcuni materiali hanno delle linee, del sole linee di emissione, tutto il resto è buio, che sono in corrispondenza esatta delle linee di assorbimento. Se uno prende la luce del sole e la guarda con molta attenzione, in realtà di linee di assorbimento, cioè di mancanze di colori, ce ne sono più di 600. Ma se uno va a vedere a bruciare il sodio, cioè il sale da cucina emette una luce giallastra. Quando uno la scompone con lo spettro, scopre che ci sono due linee. In realtà, nel caso del sodio, queste altre non ci sono. Il sodio emette soltanto il giallo ed emette due linee di giallo molto vicine fra di loro. Guardando la luce solare, però, ci si accorge che in corrispondenza delle due righe del sodio ci sono due righe scure. Questo fece pensare che nel Sole ci fosse del sodio che assorbiva qualche cosa in corrispondenza della luce, là quando il sodio emette luce.
Vediamo. Balmer studia esattamente questo problema. Balmer va a prendere le linee di emissione bruciando un materiale e va a vedere queste stesse linee là, quando da dietro si illumina con una sorgente che ha tutti i possibili colori, si fa passare la luce attraverso i vapori. Qui, per esempio, supponiamo che stiamo bruciando del mercurio. Il mercurio emette questi colori qua. Se io brucio del mercurio, ma illumino da dietro i vapori di mercurio con una luce continua, quello che succede è che i colori del mercurio vengono assorbiti. C'è una corrispondenza fra ciò che il mercurio emette piuttosto che ciò che il mercurio fa assorbendo luce che viene da altrove. E Balmer dice, beh, io ho delle linee, ho la linea numero 3, la numero 4, la 5, la 6, e li metti in ordine crescente per così. E cerca un trucco matematico, anche lui fa lo stesso giochino di Planck. Dice, fammi vedere se è possibile giocare con questi numeri. E scopre questa relazione. Scopre che la lunghezza d'onda lambda n, che è l'asse delle x qui, quindi questo, 656, che è questo, come si ottiene 656? Facendo n al quadrato, cioè 3 al quadrato diviso 3 al quadrato meno 4, moltiplicato per un numerino che mi trasforma dalle migliaia a un numero intero, io ottengo lambda n. Il problema è che se lo rifaccio questo stesso conticino per n uguale a 4, n uguale a 5, n uguale a 6 e tutti gli altri numeri che osservo in natura, questa equazione funziona. È carino, anch'io quando ero al liceo mi divertivo a trovare delle equazioncine che davano numeri strani. Non arrivavo a fare niente che avesse una realtà fisica, ovviamente, mi divertivo soltanto a fare questa roba qua. Balmer si diverte, ma non ha di nuovo la minima idea del perché sta cosa funzioni. Però il fatto che funzioni, che ci sia un'equazione così semplice, quando c'è qualcosa di semplice, i fisici drizzano le orecchie. Vuol dire che sotto c'è una spiegazione e che quindi vale la pena di andare a investigare. Gli spettroscopisti, quindi, eccitati da questa scoperta di Balmer, si mettono a studiare, a bruciare vari materiali e scoprono che esiste tutta una serie di linee. Balmer scopre queste linee. Alfa è la linea a più alta lunghezza d'onda. Quindi la linea alfa di Balmer è la più alta, quella più a destra, se vogliamo, di tutte le linee che si ottengono. Questo è nel visibile. Poi, se uno va a vedere nell'ultravioletto, bruciando materiali che emettono nell'ultravioletto, si scoprono queste altre linee. La linea alfa di questa serie che si chiama Lyman sta lì. Poi si va avanti, si scopre il gruppo di Paschen e qui si va verso l'infrarosso. Quindi vi ricordate la curva che parte, sale, poi scende. Poi si arriva a Brackett e ce ne sono tantissime. Si va dall'ultravioletto al visibile all'infrarosso. Si arriva a Pfund, a Humphreys. Anche Rydberg trova una relazione numerica. Lui, invece di prendere semplicemente la serie che aveva studiato Balmer, questa, avendo adesso ripetuto l'esperimento su un campione molto più vasto, aveva molte più righe. E quindi Rydberg fa anche lui un giochino e scopre un'altra equazione. Scopre che 1 su lambda n, cioè il dove sta una certa linea, dipende dal numero di linea al quadrato meno il numero dell'altra linea. Cioè se io prendo la linea numero 1, questa, e prendo questa, qual è la differenza di lunghezza d'onda fra queste due? È data dalla posizione di questo al quadrato, 1 su, meno la posizione di questo, 1 su questo. Si fa la differenza, si moltiplica per il numero atomico del materiale che si brucia, si moltiplica per R e si ottiene la lunghezza d'onda. Carino, ma un po' gnocco, perché è un trucco matematico. Magari esistono altre equazioni carine e semplici che danno la stessa relazione, perché questa deve avere un qualche significato fisico. Rydberg non aveva la minima idea. E di nuovo qui si comincia a capire bene come la crisi della fisica classica fosse dovuta a una gran confusione, cioè i fisici erano veramente stupefatti perché osservavano fenomeni fisici che non riuscivano a spiegare. E quindi c'era un grande mistero. Queste regole, dall'apparenza del tutto arbitrarie e motivate, suggerivano però, grazie alla comparsa di numeri interi, che alla base del fenomeno fisico soggiacente vi fosse una qualche forma di discretizzazione. Planck trova che la cosa gradino gli permette di trovare la curva corretta, si osservano gli spettri con dei buchi, si osservano le linee di emissione, quindi c'è una discretizzazione. Fatto che si accordava in modo abbastanza naturale con la scoperta di Planck che la forma dello spettro di corpo nero diventava predicibile solo a patto di introdurre un analogo concetto di discretizzazione nei valori di energia coinvolti.
inizia un secondo periodo di sperimentazione. E qui comincia una serie di esperimenti. L'esperimento di Thomson è la scoperta dell'elettrone. Jean Perrin aveva mostrato nel 1896, quindi siamo alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, usando un apparecchio come quello illustrato, che abbiamo un tubo a vuoto fatto di metallo. Qui c'è un catodo, qui c'è un anodo, si attaccano questi due a una batteria e che cosa si scopre? Attaccata alla batteria, si scopre che anche se non si vede, perché a occhio nudo non si vede niente, qualcosa succede. Perché attaccando questa scatola tramite metalli a un elettroscopio a foglie, finché non si attacca alla batteria, l'elettroscopio a foglie è scarico e quindi le due lamine dell'oscilloscopio stanno attaccate fra di loro. Appena uno accende la batteria, pur non vedendo niente, primo perché quello che viene emesso sono particelle non visibili a occhio umano, secondo perché questo tubo era di metallo, pur non vedendo niente qui, appena si accende questo, misteriosamente si allargano le foglie. Vuol dire che arriva della carica elettrica. Peccato che qui, vedete, c'è un isolante, questa roba qua è completamente isolata dalla batteria. Quindi non poteva essere corrente elettrica che arrivava, carica che arrivava dalla batteria. Doveva per forza essere qualcosa che era partito da qua, aveva attraversato il vuoto, perché questo era un vuoto non molto spinto, ma era vuoto. Quindi c'era qualcosa che aveva attraversato il vuoto, generato da catodo e anodo. Che cos'era? La sua conclusione comunque fu che il catodo emettesse raggi, da lui chiamati raggi catodici, che venivano indotti a muoversi dalla presenza dall'anodo per venire poi raccolti per induzione dall'elettroscopio a foglie collegato a terra. Arriviamo al tubo di Crookes. In quegli anni si stanno sviluppando le tecnologie delle pompe a vuoto. Perché, di nuovo, perché i militari avevano bisogno di far sì che le navi non affondassero quando venivano colpite dalle bombe, quindi quando si faceva un buco nella nave entrava acqua, bisognava avere delle pompe che tirassero fuori l'acqua. Quindi le pompe erano in gran voga in quel periodo. Crookes ne prende una, era uno incaricato a studiare le pompe, però la prende e ci fa qualche cos'altro. Costruisce un tubo e attacca i due capi di questo tubo a una differenza di potenziale. Cioè, vedete qui, lui attacca questo capo e questo a una batteria. Qui dentro ci fa il vuoto, qui da qui risucchia il vuoto e poi l'aria, quindi lo sigilla, qui dentro c'è pochissima aria. E quindi catodo e anodo sono completamente isolati. Qui dentro c'è il vuoto, non dovrebbe esserci conduzione elettrica, perché la conduzione elettrica c'è quando c'è un metallo, quando c'è un qualcosa che conduce corrente elettrica. Nel vuoto non dovrebbe esserci nulla che conduce corrente elettrica. Quindi lui non si aspettava di vedere niente, stava giocando. Qui in senso fisico sta facendo un esperimento, così come Planck stava giocando in senso matematico. Stanno giocando, che è quello che fanno i fisici. Attacca la batteria e con suo grande stupore che cosa succede? Succede che abbassando, dunque, finché di aria ce n'è nel tubo, per quanto lui accendesse e spegnesse la batteria, non succedeva niente. Però lui, proprio perché un fisico gioca, ma in modo sistematico, abbassa la pressione. Ogni settimana arriva una pompa nuova, più raffinata, più funzionante, riesce ad abbassare la pressione a 10 alla meno 6 atmosfere. Quindi un vuoto piuttosto significativo. E rimane stupefatto. Si accende una luce. Considerate che per 50.000 anni le uniche due sorgenti di luce per l'uomo erano il sole e il fuoco. Per la prima volta Crookes in questo modo accende una luce artificiale. Cioè voi immaginatevi lo stupore di questo personaggio che per la prima volta nella storia dell'uomo vede una luce che è per lui è innaturale. Questo, se volete, è il progenitore delle lampade al neon. Le lampadine elettriche erano ancora di là da venire. Questa è la prima luce artificiale mai vista dall'uomo. L'unica conclusione però che fu in grado di trarre era che, come già suggerito da Perrin, dal catodo doveva emergere un flusso di particelle cariche che, propagando nel vuoto, potevano raggiungere l'anodo ed entrare in circolo. Quindi, secondo lui, da qui usciva qualche cosa che riusciva ad attraversare il vuoto, colpiva questo ed entrava in circolo. E quindi si chiudeva un circuito elettrico nel vuoto. Com'era possibile questa cosa? Quindi per lui che cosa succede? Che la luminescenza era un fenomeno misterioso, ma in qualche modo nel propagare ogni tanto una di queste particelle evidentemente urtava contro una molecola di gas che era rimasta dentro perché per quanto vuoto non era perfetto
e mediante un meccanismo fisico sconosciuto generava un rapido lampo di luce. Quindi lui dice, da qui esce qualche cosa, ogni tanto, pam, sbatte contro un atomo e fa un lampo. I lampi ce ne sono milioni, perché probabilmente queste particelle che escono sono piccolissime, quindi probabilmente ce ne sono tante, tanti lampi, in realtà lo vedo come una luce continua. Questa era la sua idea, ma non era idea perché uscisse, che cosa uscisse, come facesse un atomo a emettere luce una volta colpito. Cominciava ad avere un'idea, ma non aveva le idee chiarissime. Abbassando poi la pressione interna fino a valori davvero ragguardevoli per l'epoca, cioè 10 alla meno 18 alla meno 8 atmosfere, quindi 100 volte più vuoto, la luminescenza tra catodo e anodo spariva. Quindi più vuoto faceva, a un certo punto la luminescenza, accendendo la batteria, non c'era più. Ma quello che succedeva è che si accendeva sul fondo. La cosa peculiare era appunto l'ombra della croce templare proiettata sulla parete. Quest'ombra appariva sempre più marcata, con una luminosità sempre più intensa, all'aumentare del valore del voltaggio applicato, arrivando fino a 5.000 volt. La sua interpretazione fu che a valori di vuoto più elevati la probabilità di collisione coi gas scemava verso zero. Quindi qualcosa usciva da qua, non c'erano più molecole d'aria perché il vuoto ormai era alto, quindi non c'era più l'emissione di luce da parte delle molecole colpite, e le molecole, le particelle emesse o sbattevano contro la croce ed entravano in circolo e quindi non le vedevo più, oppure quelle che riuscivano a schivare la croce andavano a sbattere contro il vetro che stava in fondo e lasciavano un'ombra. In questo modo inventa il progenitore del televisore. E questo qui è il modo con cui funziona un televisore. Adesso lo vedremo meglio. Inventa il primo acceleratore di particelle. E inventa il primo rivelatore di particelle, perché qui ha accelerato delle particelle e qui ci ha permesso di vederle. Quindi questo è anche il primo rivelatore di particelle. Quindi immaginatevi Crookes, padre di tutte queste cose, è morto senza sapere che un giorno ci sarebbe stata la televisione, gli acceleratori di particelle, il rivelatore e così via. Però il padre è stato lui. Se in contemporanea veniva aumentata la differenza di potenziale, grazie all'energia cinetica acquistata da queste misteriose particelle cariche, quelle che non colpivano direttamente l'anodo riuscivano a raggiungere la parete posteriore, ed ecco perché l'ombra. Il fenomeno della produzione di luminescenza restava comunque oscuro anche in questo caso. Thomson va avanti, fa un esperimento e scopre l'elettrone. Si fece... Sì, facciamo una pausa qui, volentieri. Così approfittiamo anche per sentire se ci sono domande per non farti. Esatto, ecco, magari ci fermiamo un attimo e lasciamo tempo per riposare un attimo il nostro relatore, ma proprio un minuto. E intanto vi invito, se avete domande, se avete dubbi, questioni, eccetera, di scriverle in chat o magari per i ragazzi che sono presenti in sala, se volete intervenire o dire qualche cosa. Quindi nella chat potete scrivere tutte le vostre domande. Qualora Dario Menasce non riuscisse a rispondere alle domande durante l'attuale collegamento, prenderemo nota delle domande che riportate in chat e lui risponderà dal sito di Matesis, penso, segnerà le risposte alle vostre domande. Per cui scatenatevi pure. Ricordatevi che le domande possono anche non essere di natura fisica, possono essere di curiosità, di natura filosofica, possono essere anche commenti negativissimi. La fisica è insegnata così e noi uso uguale a quella insegnata in modo tradizionale. Anche questo è un input importante. Ma visto che si tratta soprattutto di quinte, vi invito anche magari a fare domande, diciamo, pensando al vostro futuro, se c'è qualcuno che ha qualche domanda da porre a un fisico, ecco, sulla possibile carriera, qualora dovesse iniziare degli studi in questo ambito, fatevi sotto e chiedete, approfittiamo della presenza. Ecco. Allora, la domanda è, con quale criterio si attribuiscono dei numeri alle bande per poter utilizzare l'equazione di Balmer, quella di Rydberg? Il criterio è semplicemente un criterio, anzitutto è come quando si stabilisce se una carica elettrica è positiva o negativa, è una convenzione. Un certo giorno uno dice che quello che esce da lì è negativo, per me quello sarà. Stessa cosa si fa con le linee, si parte da quella a lunghezza d'onda più alta, in realtà il giochino era fatto sulle frequenze, ma vi ricordo che le frequenze sono l'inverso della lunghezza d'onda, quindi uno può giocare o con una o con l'altra. Nel campo delle frequenze
la frequenza più piccolina viene labellata con 1. La prima linea che si incontra in frequenza si chiama la linea numero 2. Poi c'è la linea numero 2, 3, 4, sono il numero intero, le possiamo numerare. È tutto lì, è una convenzione. Ci sono altre domande? Chiedevano solo se era disponibile poi la registrazione del seminario. Sì, mi chiedono se sarà disponibile la registrazione del seminario. Certamente sì. La troverete, penso, sul sito di Matesis, Sì, sul canale YouTube. sul canale YouTube di Matesis. Va bene, se non c'è altro, io vado avanti per non restare indietro. Thomson quindi va avanti. Si fece strada l'idea che esistono corpuscoli invisibili all'occhio umano, apparentemente sensibili ai campi elettrici. Io quando ero bambino, a me piaceva molto la chimica, perché pensavo che quella fosse la strada giusta, perché mi regalavano il piccolo chimico. Nel piccolo chimico c'erano le fialette, ma sostanzialmente erano fialette puzzolenti. Il divertimento era scoprire che c'era qualcosa che si comportava in un modo strano e cercare di capire perché. Ovviamente ero bambino e non sono mai riuscito a capire il perché delle cose. Però ero incuriosito, e questa stessa cosa è quello che subiva il fascino di cui subiva Thomson. Che natura hanno queste particelle? Che cosa sono? Sono particelle cariche o neutre? È con questo apparecchio che Thomson scoprì la prima particella elementare della storia, l'elettrone. Abbiamo di nuovo una serie di tubi a vuoto. Questa cosa dei tubi a vuoto affascinava tantissimo i fisici dell'epoca. Si capisce anche qui il concetto di moda. Anche nella fisica ci sono le mode. All'epoca c'era la moda dei tubi, tutti si precipitarono a costruire tubi e cercarono di ricavarne qualche cosa. Come funzionava questo tubo? C'è un anodo, un catodo, c'è una batteria che si può accendere, quindi la parte positiva, c'è un filo che conduce a un anello. Queste sono due bocce in comunicazione fra di loro, in cui è stato fatto il vuoto. E qui in basso c'è un elettroscopio a foglie, che in condizioni statiche, finché non si accende la batteria, l'elettroscopio se ne sta bello appiccicato perché non ci sono cariche in giro. A un certo punto si accende la batteria e, come abbiamo già visto prima, evidentemente qualche cosa succede, perché se uno va a vedere qua in fondo, quando si accende la batteria si accende una debole luminescenza. Torniamo indietro e rivediamo questa animazione. Vedete che qualcosa va a sbattere contro la parete. Nello sbattere fa un piccolo lampo. L'idea di Thomson è: ma sono particelle cariche? Probabilmente sì, perché sono sensibili ai campi elettrici, quindi accelerano da qua, escono, vengono attirate da questo, dal catodo, che è un anello, passano attraverso il buco, quindi sicuramente lo sono. Ma se lo sono, devono essere soggette a un campo magnetico, quindi se c'è un campo magnetico devono curvare. Quindi lui dice: qui c'è un campo elettrico, e quindi già questo è un indizio che sono cariche. Poi lui accende un campo magnetico che è perpendicolare al foglio, quindi perpendicolare al campo elettrico. E poi questo genera una forza di Lorentz, perché questo Maxwell l'aveva già capito, e Lorentz aveva già capito che in presenza di una certa velocità e di un campo magnetico si ha una forza che devia ad un angolo. E quindi che cosa fa? Accende il campo magnetico e quello che succede è che non si accende più la luminosità nel punto C, scusate, ma quello che succede è che l'elettroscopio si divarica. Quindi di nuovo non si vede nulla, ma facendo questo esperimento, senza il campo magnetico si vede una luminosità nel punto C che si accende. Accendendo il campo magnetico, la luminosità nel punto C sparisce e l'elettroscopio a foglie si carica. Quindi vuol dire che questo qualche cosa ha fatto una curva, è riuscito a entrare qua dentro e a propagarsi fino all'elettroscopio. Quindi vuol dire che le particelle sono particelle cariche. A questo punto Thomson va avanti e dice: beh, se sono particelle cariche, deve essere possibile misurare la loro carica e la loro massa. Ponza che riponza, però scopre che in realtà l'unica cosa che si può misurare è il rapporto fra le due, il rapporto fra la carica e la massa. Questa cosa era interessante perché se si fosse riuscito a calcolare la carica da sola o la massa da sola, sapendo il rapporto, si poteva calcolare subito l'altro. Quindi se fosse misurata la carica, noto il rapporto con la massa, si poteva calcolare la massa e viceversa. Le particelle hanno quindi carica. Ma quanta? Thomson inventa un metodo per misurare perlomeno il rapporto E su M. Quindi lui fa un altro tubo a vuoto, che non era fatto così, ma qui mi preme sostanzialmente più che la storia, la realtà delle cose. Di nuovo abbiamo un catodo, abbiamo un anodo e poi abbiamo uno schermo fluorescente.
attaccano anodo e canodo a una batteria, si scalda il catodo in modo da fargli emettere per l'agitazione termica quel qualche cosa che poi si scoprirà sono gli elettroni. Lui scalda, accende la batteria e scopre che in fondo si genera un puntino luminoso. Quindi vuol dire che dal catodo è partito qualche cosa che è stato attirato dalla polarità positiva dell'anodo e quindi ha accelerato, dopodiché per inerzia è andato a sbattere in fondo. E quindi in questo modo evidenzia che scaldando un filamento, quel qualcosa che esce dal filamento può essere accelerato da un campo elettrico e andare a sbattere su un rivelatore e diventare visibile. Poi va avanti. L'energia cinetica raggiunta nella particella di carica Q e massa m sottoposta a una differenza di potenziale delta V, la differenza di potenziale che c'è fra A e B, sarà dato dalla differenza tra l'energia iniziale e il lavoro fatto dal campo elettrico per portare la carica dal punto A al punto B, cioè l'energia cinetica finale con cui vanno a sbattere qua è l'energia cinetica iniziale, quella con la quale escono, meno il lavoro fatto per portare la carica da A a B. Poiché la particella parte con velocità nulla, Kp sarà uguale a zero, mentre l'energia cinetica finale sarà da energia cinetica data da un mezzo mv quadro, come sappiamo dalla meccanica di Newton. Il lavoro svolto dal campo è poi dato dalla definizione di differenza di potenziale. La differenza di potenziale, scusate, il lavoro svolto è la differenza di potenziale Va meno Vv moltiplicato per la carica che sta transitando. Avremo quindi che l'energia cinetica finale sarà uguale all'energia cinetica iniziale meno il lavoro svolto. Sostituendo all'energia cinetica finale un mezzo mv quadro e all'energia cinetica iniziale che è nulla, perché quando partono sono a nulla, vengono accelerati, rimane soltanto il lavoro che è dato da Qv meno Vb, da cui si può ricavare V da questa equazione. E V era dato se uno porta un mezzo m dall'altra parte, poi estrae la radice, ottiene questo risultato qua. Cioè, con questo apparecchietto era possibile misurare con quale velocità gli elettroni arrivavano sullo schermo. Peccato che qui dentro c'è la carica e c'è la massa, quindi non si misurava la velocità. Se io avessi modo di misurare la velocità, invece, in un altro modo, potrei mettere il numero della velocità qui dentro e ricavare Q su M, perché la differenza fra VA e VB la conosco, sono io che accendo la batteria e gli do una differenza di potenziale. Una volta accelerate, le particelle raggiungono il magnete. In figura vediamo le linee rosse del campo magnetico solenoidale generato dalla bobina. In blu la direzione di movimento delle particelle accelerate dal primo campo elettrico, perché le particelle stanno accelerando, quindi la velocità è questa in blu, e in verde la direzione della forza di Lorentz, quindi abbiamo campo magnetico in rosso che va in qua, velocità che va in lì, la forza di Lorentz è perpendicolare perché è il prodotto vettoriale fra le due, abbiamo che in verde avremo una forza che agisce verso l'alto. E quindi che cosa succede? A seconda della quantità di corrente fatta fluire nel solenoide, la forza di Lorentz sarà maggiore o minore. Quindi più campo magnetico metto, più avrò una forza che va verso l'alto. In assenza di corrente, la traiettoria delle particelle sarà imperturbata, quindi se io lascio il magnete spento, vanno dritte. A seconda del verso della corrente, la forza di Lorentz, la traiettoria potrà invece andare verso l'alto, verso il basso. La forza di Lorentz subita da un corpo elettricamente carico, cioè dotato di carica Q che si muove con velocità V, è il risultato del prodotto vettoriale. Quindi sostanzialmente quello che succede è che accendendo il magnete, le particelle vanno verso l'alto. Se io cambio la polarità, le particelle vanno verso il basso. Ma esisterà un compromesso opportuno fra quanto campo magnetico genero e quanto campo elettrico metto, per il quale la situazione va in equilibrio. Quindi il campo magnetico tende a mandare verso l'alto, il campo elettrico lo posso fare in modo che tenda a riportare verso il basso. Quando raggiungo l'equilibrio, ho di nuovo qualcosa che va diritto. Quindi che cosa faccio? Cosa fa Thomson? Trova il valore dei campi elettrici e magnetici che mettono in equilibrio questa cosa. Dopodiché riesce a calcolare la velocità che si raggiunge grazie all'accelerazione indotta da catodo e anodo e trova quali sono i campi elettrici e i campi magnetici che portano all'equilibrio questa situazione. Quindi questo è quello che ho detto a voce. Quindi lui dice, quando la forza di Lorentz va in equilibrio
con la forza elettrostatica, quindi quando il magnete va in equilibrio col campo elettrico, le particelle vanno dritte. Se c'è disequilibrio, andrà in su o in giù a seconda di quanto disequilibrio c'è. Quindi gli basta trovare la condizione di equilibrio. Quindi gli basta eguagliare QVB, che è la forza di Lorentz, per QE, che è la forza elettrostatica. Qui ci sono un po' di conti, non li sto a seguire, li lascio disegnati, scritti. Ma sostanzialmente che cosa ricava? Ricava che sostituendo la velocità nella relazione che abbiamo visto qui, il termine QV su D, e facendo un pochettino di algebrette elevando al quadrato, ottiene che il rapporto fra la carica delle particelle che vengono emesse e la loro massa è tale per cui vale questa relazione. Vedete che qui c'è il campo magnetico, siamo noi che lo decidiamo, c'è la differenza di potenziale, il potenziale al quadrato e la distanza fra catodo e anodo per l'accelerazione. Quindi variando questi, in modo da portare all'equilibrio la situazione, questo ci determina il rapporto Q su M. E quindi in questo modo, usando quello che è il progenitore del televisore, del tubo catodico del televisore, Thomson riesce a calcolare il rapporto E su M. E quindi in questo modo Thomson ottiene un risultato di fondamentale importanza. Dimostra che i raggi catodici sono costituiti da particelle elettricamente cariche, perché sono sensibili sia ai campi elettrici che ai campi magnetici. Queste particelle erano in grado di interagire con la materia producendo radiazione elettromagnetica nel campo del visibile, perché quando sbattono contro questo schermo che contiene dei fosfori, si accende della luce. Quindi queste particelle sono capaci di rendere luminosa la materia. Grande e importante indizio. Una volta misurato il valore del rapporto tra la carica e la massa di queste particelle, se si fosse potuto misurare in modo indipendente il valore della carica, si sarebbe potuto anche stabilire la loro massa. E quindi l'ordine di grandezza della loro relazione fisica rispetto ai corpi macroscopici che ci circondano. Perché per la prima volta l'uomo era a contatto con qualcosa che non vedeva. Queste particelle non si vedono. E quindi ci si chiede, ma quanto sono piccole? Quant'è la loro carica? Bisognava poterla misurare, perché per la prima volta non si vedevano. E in questo modo Thomson riesce a metterci in comunicazione in diretta col mondo microscopico, a farci capire quanto è microscopico veramente. Un vecchio televisore a tubo catodico funziona in modo molto simile. Abbiamo l'anodo e il catodo che avevamo visto prima. E poi qui c'è un filamento. E poi qui ci sono due magneti. Il televisore in realtà funziona non con campi elettrici, campi magnetici, ma solo con campi magnetici. Quindi io scaldo il filamento. Il filamento emette elettroni, fra catodo e anodo c'è differenza di potenziale, c'è un buchino, quindi soltanto gli elettroni che riescono a passare attraverso il buchino vanno in là e quindi si costituisce un fascio di particelle, progenitori di tutti i fasci di particelle degli acceleratori moderni. In assenza di campi magnetici, questi vanno a sbattere contro la parete di fosforo e sì, guardando da questo lato si vede un puntino luminoso. Se però io accendo un magnete, per esempio accendo i magneti verticali, anzi sì, i magneti verticali, la forza di Lorentz che cosa fa? Agisce in modo tale da deviare le particelle cariche. E quindi il puntino luminoso da centrale va in alto. Se io accendo l'altro campo magnetico in contemporanea, va in alto e si sposta verso sinistra. Se io questa cosa la faccio cambiare molto velocemente, questo pennello luminoso che percorre lo schermo, continua a fare zig zag zig zag, ricomincia da capo e mi dipinge l'intensità che arriva dal filamento. Quindi se io cambio l'intensità del filamento faccio arrivare più o meno luce, vedete che in questo punto c'è molta luce, qui ce n'è poca perché c'è nero. Quindi cambiando l'intensità qua e cambiando i campi magnetici io posso spazzolare e creare un'immagine. Televisore. Ve lo faccio vedere perché questo fa parte di quello che è l'importanza della meccanica quantistica nel mondo moderno. Se non avessimo la comprensione di questi fenomeni, questo oggetto non avremmo potuto costruirlo. In realtà Thomson misurò il rapporto E su M con delle bobine, quindi in modo molto più semplice. Aveva due bobine di Helmholtz, ha un catodo e un anodo, accende il catodo, l'anodo, le particelle partono, sono in un campo magnetico e cominciano a girare, perché sono... E il punto di equilibrio, nel modo che abbiamo visto prima, permette la vera misura di E su M. Arriviamo a Millikan. Noto il rapporto E su M, si cercò di trovare un modo per determinare o E o M. Non bastava sapere il rapporto, la gente voleva proprio sapere quant'è la loro massa.
A questo punto, per misurare, ci pensa Millikan con questa scatola qua. Sostanzialmente in questa scatola, vedete che qui ho indicato, c'è un generatore di raggi X. I raggi X riescono a penetrare in questa scatola e a fare qualche cosa. Quindi l'esperimento di Millikan l'ho ridisegnato in questa maniera qua. C'era sostanzialmente un contenitore, che qui ho fatto di vetro, ma non era di vetro. Dentro questo contenitore c'era un catodo e c'era anche un anodo, e vedete qui i morsetti. Questi morsetti verranno poi collegati a una batteria per generare una differenza di potenziale. Dentro nella camera c'era sostanzialmente il vuoto, un vuoto piuttosto buono, e poi c'era un generatore di raggi X. Oltre al generatore di raggi X c'era anche un oculare per vedere qualche cosa. Oltre all'oculare c'era un nebulizzatore, cioè si spararono delle goccioline di olio. Queste goccioline di olio venivano colpite dai raggi X, che venivano da sinistra. Le goccioline d'olio colpite dai raggi X diventavano elettricamente cariche e quindi, essendo in presenza di catodo e anodo, venivano accelerate. Trovando la condizione di equilibrio fra la gravità che tende a far cadere le goccioline e il campo elettrico che può impedire loro di cadere perché il campo elettrico le tiene in sospensione, il punto di equilibrio, come era stato fatto prima nel caso del televisore, ci permette di determinare la carica dell'elettrone. Di nuovo, in un corso di fisica vero, qui a questo punto entrano in ballo le equazioni, perché bisogna vedere i passaggi. Ma vedete che il punto importante da capire non sono le equazioni. Le equazioni sono solo il modo di descrivere in modo corretto per poter fare i calcoli, quello che si può esprimere a voce. La fisica è fondamentalmente questo, non è la matematica. La matematica serve poi per raffinare le cose. E questo è un messaggio molto importante, perché tipicamente chi viene dal mondo della matematica prende come mat la matematica come il punto nodale. Nella fisica la matematica è fondamentale, ma non è il punto nodale. Questo credo, voglio che sia capito piuttosto bene. Ecco quindi che il nebulizzatore spara, i raggi X rendono queste particelle cariche, si mette in equilibrio il campo elettrostatico in modo tale da impedire alla particella di cadere, il punto di equilibrio permette di stabilire la carica dell'elettrone. Arriviamo all'esperimento di Wallach e Lenard. Un importante esperimento rivelatore della fenomenologia chiave per lo sviluppo della teoria dei quanti fu quello di Wallach e Lenard, un esperimento molto semplice ma raramente menzionato, veramente molto semplice. Questi qui che cosa fanno? Abbiamo qui una lampada, che qui ho messo una torcia, in realtà era una lampada di tipo diverso, una lastra di zinco e la lastra di zinco è collegata tramite un filo a un oggetto, a una sfera d'oro, che può essere messa in contatto con un'altra sfera d'oro che ha alla sua base le due solite lamelle d'oro, che in assenza di carica rimangono unite fra di loro. Cosa fanno Wallach e Lenard? Accendono la luce. E cambiano il colore. Partono con una luce rossa e le due lamelle rimangono parallele. Quando la luce raggiunge un certo valore, diventa viola, a un certo punto le due lamelle si divaricano. Ma finché non si raggiunge quel particolare colore, le due lamelle non si divaricano. Grande grattacapo, perché lui dice: "Caro, io sparo luce, perché le lamelle devono divaricarsi solo se la luce ha un certo colore?" Non riusciva a capirla sta cosa. Allora prova ad aumentare l'intensità, dice, io passo da una pila debole a una pila bella intensa. Stessa cosa, qualunque intensità lui metteva, finché non raggiungeva quel particolare colore, le due lamelle non si divaricavano. Questo, fra l'altro, è il progenitore di tutti i sensori, le telecamere di oggi, che sanno trasmettere la televisione a colori, sono fatte così. A seconda della luce che li colpisce, ogni tipo di materiale si sa attivare e segnalare di che colore si tratta. Arriviamo all'effetto fotoelettrico. Quindi, riassumendo, si scoprono l'elettrone, si scopre che è una particella carica, si riesce a calcolare il rapporto S su M, si riesce a calcolare la carica con Millikan e quindi tramite S su M si calcola anche la massa. Adesso bisognava arrivare a un esperimento cruciale, che è il vero esperimento che fa partire la meccanica quantistica, l'effetto fotoelettrico. L'esperimento che fu cruciale per stimolare in Einstein la base della teoria dei quanti fu l'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico si manifesta come emissione di elettroni da un metallo quando questo viene colpito da luce. La cosa caratteristica è che l'emissione però avviene solamente quando la luce supera una certa frequenza, cioè un certo colore, che dipende dal particolare metallo, ma non dall'intensità della luce che lo colpisce. Quindi, di nuovo, grande moda,
abbiamo il nostro solito tubo a vuoto, qui c'è un tubo di vetro, in cui dentro ci mettiamo un anodo, poi ci mettiamo un catodo, chiudiamo la boccia, facciamo il vuoto, attacchiamo anodo e catodo a una batteria, prendiamo una lampada e colpiamo l'anodo con della luce e cambiamo con un potenziometro il colore della luce. Dopodiché possiamo cambiare l'intensità, quindi abbiamo due regolazioni. Questa regolazione qua ci permette di cambiare il colore e questa l'intensità. Quindi possiamo avere luce rossa debole, luce rossa intensa, luce viola debole, luce viola intensa. Infine aggiungiamo al pannello un secondo potenziometro per variare la differenza di potenziale tra le due piastre. Cioè si attacca un altro potenziometro che va alla pila e permettiamo al sistema di cambiare la differenza di potenziale fra qui e qui. Che cosa succede? Succede che finché la luce non raggiunge in qualche modo il viola, partendo dal rosso, misurando la quantità di corrente che va dalla piastra colpita all'altra, si ha zero corrente. Cioè finché la luce non è viola, non c'è corrente. A un certo punto si cambia il colore, la luce raggiunge un certo valore e da lì in avanti si comincia a vedere della corrente. Se uno aumenta o diminuisce l'intensità, non cambia niente. Conta solo il colore. Allora, illuminando una delle due piastre con luce rossa, quindi non si rilevava alcuna emissione, la corrente restava nulla. Sia aumentando l'intensità a piacere, sia diminuendo un po' con la lunghezza d'onda della luce incidente, cioè aumentandone la frequenza, non succedeva niente. Quindi uno cambia la frequenza, misura l'energia cinetica dalle particelle nel raggiungere il catodo e si scopre che rimane zero. In rosso sono gli errori di misura. Vedete che rimane sostanzialmente zero. Raggiunta però una frequenza caratteristica del metallo che veniva illuminata, cioè ogni metallo si comportava in modo diverso, iniziava ad avere una debole emissione di elettroni, emissione che aumentava di intensità all'aumentare della frequenza. Cioè vedete che qui a un certo punto che cosa succede? Succede che da qui in avanti non rimane zero l'energia cinetica, ma aumenta. Cioè man mano che io mi sposto verso il viola, verso l'ultravioletto, a parità di tutto il resto, l'energia con cui gli elettroni andavano a colpire il catodo aumentava. Quindi qui c'erano due fenomeni. Man mano che si aumentava la frequenza della luce, occorreva un sempre maggiore voltaggio per impedire agli elettroni emessi di raggiungere il catodo. Cioè, di nuovo, si cerca di raggiungere l'equilibrio. Uno illumina la piastra, mette una differenza di potenziale, gli elettroni accelerano. E vanno sempre di più. Più è nell'energia il colore della luce, più gli elettroni vanno a sbattere violentemente contro il catodo. Allora, per misurare l'effetto, che cosa si fa? Si va a cercare qual è il voltaggio che riporta a zero il flusso. Perché da una parte loro escono con certa energia, io inverto il campo elettrico e gli dico: no, fermatevi, non venitemi a colpire. Raggiunto l'equilibrio, si riesce a determinare qual è l'energia con la quale venivano emessi questi elettroni, che è la quantità che sta sull'asse delle Y. E che cosa si osserva da questi dati? Si osserva che l'energia cinetica con la quale gli elettroni raggiungono il catodo, perché sono stati prodotti dalla luce che con qualche meccanismo misterioso ha prodotto queste particelle, abbiamo l'equazione di una retta. E qual è l'equazione di una retta? L'equazione di una retta è energia cinetica uguale alfa nu, perché qui sull'asse dell'X abbiamo nu, quindi questo è X sostanzialmente, più beta, intercetta e pendenza. Questa è l'equazione che emerge dai dati. Uno prende nota che la natura fa così. Adesso bisogna spiegare perché la natura fa così, soprattutto perché c'è questo gradino. È a questo punto che Einstein ha l'illuminazione risolutiva, che darà inizio alla rivoluzione quantistica. Maggiore l'energia che un elettrone riceve dalla luce, cioè maggiore la sua frequenza, maggiore sarà l'energia che potrà essergli trasferita, secondo l'equazione energia cinetica uguale energia cinetica meno energia di legame. Cioè l'idea di Einstein geniale è: cosa succede? Io ho della luce, questa luce colpisce gli atomi. Probabilmente le particelle che emergono stanno già dentro l'atomo, sono semplicemente a riposo. Quindi se io riesco a farle uscire, vuol dire che l'energia del fotone si è trasformata nell'energia che l'elettrone ha. Cioè l'elettrone prende l'energia che gli arriva dal fotone e la usa per uscire.
Poi c'è un campo elettrostatico che lo fa accelerare. Ma lui esce con una certa velocità e questa velocità è solo determinata dal fatto che gliel'ha data il fotone. E il fotone cosa succede? Viene assorbito, quindi il fotone colpisce l'atomo, sparisce, viene distrutto, ma l'energia che aveva viene donata all'elettrone che può uscire. Questa è l'idea di Einstein. Però Einstein sa che l'energia si conserva e quindi sa che l'energia cinetica con la quale gli elettroni possono uscire, altro non può che essere che l'energia che io ho dato tramite il fotone, meno quella che legava l'elettrone all'atomo, perché l'elettrone era legato in qualche modo. Questa è l'idea. Punto fondamentale è l'energia di legame, cioè Einstein capisce che c'è qualche cosa che tiene gli elettroni legati all'atomo e che il fotone permette agli elettroni di liberarsi dall'atomo. E questa è l'equazione che descrive, è un'equazione banale, è una differenza di due numeri. Bello vincere il premio Nobel facendo come equazione una differenza, eh? Piacerebbe anche a me. L'energia di legame dipende dal metallo ed è fissa perché dipende dall'atomo. Non cambia al variare delle condizioni sperimentali. L'energia cinetica è quella degli elettroni e dipende direttamente in modo lineare da quella della luce incidente. Più la luce incidente regala energia all'elettrone, più l'elettrone c'è energia, quindi dipende in modo diretto. Siccome l'unica cosa che viene variata nell'esperimento è il colore della luce incidente, cioè la frequenza, Einstein dedusse che la frequenza dovesse necessariamente corrispondere all'energia trasportata dalla luce. Ma la cosa che lo colpì di più era la soglia discreta, cioè il fatto che per un po' non c'era nulla, poi a un certo punto, a un certo colore in avanti, pam, parte, ma non in modo continuo, di colpo. Fece allora sua l'ipotesi di Planck sullo scambio di energia in quantità discrete, ipotizzando che la luce fosse in realtà costituita da particelle discrete, i fotoni. Cioè lui dice: no, per 200 anni abbiamo svillaneggiato Newton che pensava che la luce fosse fatta da particelle. È arrivato a quella gran testa di Huygens e ci ha detto: no, sono onde. E tutti per 300 anni sono stati convinti che fossero onde. Arriva Einstein e dice: no, fermi tutti, sono particelle. No, in realtà non sono particelle, perché certe volte sembrano particelle, certe volte sembrano onde. Quindi avevano ragione sia Newton che Huygens. E come mette insieme queste due idee Einstein? Einstein dice: beh, evidentemente l'energia incidente, quella trasportata da un fotone, dipende dalla frequenza, perché abbiamo visto che l'energia incidente dipende dalla luce, dal colore della luce, perché più energia incidente c'è, più elettroni escono, ma siccome l'unica cosa che cambio è la frequenza, vuol dire che l'energia incidente di un fotone deve dipendere dalla frequenza. Tramite una costante, ovviamente, perché qui abbiamo un'energia, qui abbiamo una frequenza, ci vuole qualcosa che dimensionalmente ci riporti alla cosa giusta. E quindi lui riprende questa equazione sostituendo energia incidente a nu. E quindi dice: l'energia che l'elettrone acquisterà dalla botta che riceve dal fotone che sparisce è data dalla differenza fra l'energia che aveva lui meno quella di legame. Fintanto che nu è tale per cui h nu è minore dell'energia di legame, questa quantità rimane positiva, anzi rimane negativa. Quindi finché h nu è più piccolo, la differenza è un numero negativo. Energie negative non ci sono, ecco che l'energia cinetica non c'è. Ecco perché gli elettroni non escono. Perché finché l'atomo tiene l'elettrone legato a sé così forte che il fotone non ha abbastanza energia per farlo uscire, lui se ne sta lì. Ecco perché non vedo niente. Io devo tirare su l'energia del fotone cambiando la lunghezza d'onda finché questa c'ha abbastanza energia da liberare l'elettrone dall'atomo. E quindi Einstein dice: gli atomi esistono, questa è la prova, questa è una delle prime prove vere che gli atomi esistono. E da questa relazione poi può essere calcolato il valore della costante di Planck, perché se io da questa equazione isolo H portando nu e legame dall'altra parte assieme all'energia cinetica, trovo che H è l'energia cinetica più l'energia del legame diviso lambda su C. E questo ci permette di capire quanto è piccolo il mondo degli atomi, perché H è l'unità di misura fondamentale del mondo atomico. Ma com'è fatto esattamente un atomo? Sì. Se mi fermo a un certo punto, poi il materiale rimarrà, ovviamente. A questo punto abbiamo un problema, perché Einstein capisce che effettivamente nell'atomo c'è qualcosa che quando un fotone lo colpisce può essere strappato e tirato fuori. Quindi vuol dire che gli elettroni stanno dentro nell'atomo. Ma come ci stanno? E Thomson si immagina una specie di gelatina, noi oggi diremmo un panettone motta, in cui c'è il panettone che è una roba gelatinosa di carica positiva. C'è
E dentro, come l'uvetta nel panettone, ci sono gli elettroni. A Rutherford questa cosa non piaceva, perché c'erano tutta una serie di problemi. Come fa questa gelatina, che è tutta positiva, a non esplodere? Perché le cariche positive si respingono, quindi questa cosa dovrebbe esplodere. E poi cos'è sta gelatina? È una pasta? Non gli piaceva. Rutherford si guardava in giro e diceva, ma noi abbiamo un modello di qualche cosa che sta in orbita attorno a qualcos'altro, il sistema solare. Quindi Rutherford dice, vuoi vedere che un atomo in realtà è fatto da un qualche cosa di positivamente carico attorno al quale ruotano gli elettroni e rimangono legati? Einstein ci ha fatto vedere che in effetti, sparando fotoni, li possiamo tirare fuori. Quindi è come avere degli atomi che sono legati da una forza elettrica al nucleo ed è il fotone che li fa estrarre. E quindi come discriminare tra il modello di Thomson e quello di Rutherford? E finisco con questo esperimento. La sua idea è assolutamente geniale. Thomson era un grandissimo fisico sperimentale. Rutherford gli ha dato la birra. Rutherford si immagina l'atomo fatto così. Un nucleo di qualche cosa e intorno elettroni che ruotano. E il come ruotano determina sostanzialmente una sorta di sfera che è la forma esterna dell'atomo. E lui dice, se ho ragione io, cioè se effettivamente il nucleo, l'atomo, è fatto così, se io gli sparo contro una particella alfa, questa gialla, che è una particella, è un nucleo di elio, una particella molto pesante, molto più pesante degli elettroni, se la particella alfa dovesse passare lontano dal nucleo, dovrebbe continuare ad andare dritta. Immaginatevi un tir che sta arrivando al casello autostradale, se sta arrivando giusto fra un pilastro e l'altro, passa attraverso. Ma se per sbaglio passa vicino a un pilastro e lo tocca, il tir sbanda da un lato. E se va a sbattere violentemente contro il pilastro, si sfascia. Quindi Rutherford dice, se la particella alfa dovesse passare un pochettino più vicino al nucleo, essendo la particella alfa carica positivamente, ed essendo il nucleo carico positivamente, perché gli elettroni era stato già stabilito che erano carichi negativamente, particella positiva con particella positiva si devono respingere. E quindi la particella incidente deve deviare. E dice, se io sparo ancora più vicino sparerò, più grande sarà la deviazione. Ma, e qui fa il grande fisico, fa una predizione. Dice, se io sparo particelle alfa, quando una particella alfa dovesse essere esattamente a collisione frontale contro il nucleo, deve tornare indietro. Ma nessuno aveva mai visto particelle che emesse da catodo e anodo tornassero indietro, perché nessuno aveva neanche mai pensato di fare un esperimento per verificarlo. Non si vedono le particelle, nessuno se n'era mai accorto. Rutherford dice, io vi faccio vedere che è così, sono convinto che sia così, e fa anche i conti per dimostrare che sia così. E quindi che cosa fa? Si immagina il nucleo e si immagina un elettrone che passa molto vicino. Una particella alfa che dovesse passare più lontano verrebbe deviata di meno. Quindi si passa da qualche cosa che è molto vicina all'asse di direzione verso il nucleo. Più è vicino, più è grande la deviazione. Quindi vedete che le particelle si invertono in qualche maniera. E quindi lui dice, benissimo, noi abbiamo un fascio incidente che determina questa specie di disco. Questo è il disco delle particelle incidenti. Grazie alla presenza, non so perché stia andando a scatti, grazie alla presenza del nucleo, le particelle che passano vicino al bordo inferiore verranno deviate di tanto, quelle che passano vicino al bordo inferiore verranno deviate di meno, e quindi questo disco si proietterà qua in fondo in questo modo. Il modo in cui si proietta è geometria, basta fare i calcoli assumendo una sola cosa, che la forza elettrostatica fra particella alfa e il nucleo vada come 1 su R quadro. Questa è l'unica cosa che serve per calcolare le equazioni. Quindi vedete che il punto A si trasforma nel punto A primo, il punto B si trasforma nel punto B primo, perché essendo passato più lontano è stato deviato di meno. E il problema a questo punto è valutare quante particelle vengono deflesse per unità di angolo, man mano che una particella alfa ha un parametro di impatto, cioè la minima distanza di passaggio vicino al nucleo, sempre più piccolo, ossia come si modifica la densità di particelle nel disco a monte dell'interazione nel passare a quella valle. Quindi abbiamo questo disco che si trasforma in quest'altro, è una semplice, praticamente algebretta. Quindi il problema formulato in tre dimensioni è questo, abbiamo la particella che arriva,
viene deviata passando vicino, ce n'è un'altra che viene fatta arrivare più vicino, viene deviata di più e se ne va più in alto. Quindi il disco questo, che è il disco di differenza fra la direzione di arrivo delle due particelle incidenti, si trasforma in questo disco. Vedete che la particella viola stava in basso, sul bordo in basso, va sul bordo in alto, e questa va sul bordo dall'altra parte. Qui ci sono un po' di dettagli che salto, che definiscono i termini geometrici del problema, ma qui sono irrilevanti. Lui sostanzialmente riesce a ricavare questa equazione. Io nel materiale che lascio poi a Mathesis ci saranno anche tutti i calcoli, è algebra, veramente sono calcolini banali, sono somme, sottrazione e poco altro. Però riesce a calcolare questa cosa. D sigma in D omega, cos'è D sigma? D sigma è sostanzialmente la probabilità di essere deflesso rispetto all'angolo solido. L'angolo solido è l'angolo in tutte le direzioni. Dell'angolo solido possiamo prendere una fetta, se ne prendiamo una sola è quest'angolo di deflessione, a cui potremmo aggiungere anche questo, ma questo è irrilevante, mi interessa l'angolo di deflessione. E lui riesce a ricavare un'equazione che dice che, data una particella di carica Z1, particella alfa, che ha carica 2, e la carica del nucleo contro cui si spara, per esempio dell'oro, Z2, data la permeabilità elettrostatica nel vuoto e data la carica elettrica dell'elettrone, che a quel punto si conosceva, data l'energia cinetica con cui io sparo, io sono in grado di dire quante particelle verranno deviate in funzione dell'angolo. Quindi sarò in grado di dire per angolo piccolo quante me ne devo aspettare e al crescere dell'angolo quante me ne devo aspettare. Tutto dato da questa equazione qua. Lui usa l'oro. Perché usa l'oro? Perché l'oro ha una caratteristica che agli orafi piace da morire, che è un materiale molto duttile e malleabile. Voi potete schiacciare l'oro, infatti gli orafi, per sapere se l'oggetto che stanno guardando è di oro, lo mordono, perché l'oro è morbido in realtà. Quindi uno può schiacciare l'oro, stenderlo, stirarlo, fino a farlo diventare così sottile da diventare trasparente, può diventare quasi monomolecolare, diventa talmente sottile da diventare color Coca-Cola fino a diventare trasparente. E quindi uno può fare dei fogli talmente sottili che ci sono pochi atomi. Però l'oro è anche molto pesante, è un nucleo molto ciccione. Quindi vedete qui ho rappresentato dei nuclei di oro, atomi di oro, molto impacchettati fra di loro, in un foglio di cui sto facendo vedere la sezione, è molto sottile. Quindi l'idea è, io sparo una particella alfa, ogni tanto la particella alfa incontra pochi atomi e quindi non farà assolutamente nulla e passerà diritta. Ogni tanto una particella alfa passerà vicino al nucleo di oro, prenderà una botta e verrà deviata. E qualche volta, se sono fortunato, farà una collisione frontale e tornerà indietro. Ed ecco che Rutherford fa questo esperimento. Vedete qui un pozzetto, una scatolone di piombo, con dentro una sorgente radioattiva, c'era già stata Maria Curie, era stata scoperta la radioattività. Quindi da questa sorgente radioattiva escono particelle che attraversano questo forellino, quest'altro forellino, e vanno a colpire un fogliolino d'oro, che è questo qua. E quindi l'idea di Rutherford è, se io metto uno schermo che possa diventare fluorescente, faccia vedere il lampo di luce quando arrivano le particelle alfa, e ne metto tanti tutto intorno, cosa posso ottenere? Posso ottenere questo. Io apro il pozzetto, le particelle cominciano ad attraversare l'oro, colpiscono i rivelatori, e se ha ragione Thomson, è un budino molto delicato, un tir che attraversa un budino va sempre dritto. Se ha ragione Thomson, solo questo rivelatore vedrà particelle. Se ho ragione io, dice Rutherford, non solo vedrò particelle anche ad altri angoli, ne vedrò anche addirittura qualcuna che rimbalza tornando indietro. Fa l'esperimento e effettivamente si scopre che le particelle si distribuiscono in tutte le direzioni, con un andamento che va come il seno alla quarta potenza di teta, quindi vanno quasi tutte in avanti e poche man mano fanno un grande angolo e pochissime tornano indietro. E questo gli permette di stabilire quanto è grande un atomo. Gli atomi non li possiamo vedere, neanche con microscopi elettronici. Ma immaginatevi questi atomi. Supponiamo che gli atomi siano così impacchettati da non lasciare spazio fra uno e l'altro. Una particella alfa che arriva di sicuro incontra un nucleo. Quindi se i nuclei sono così impacchettati, io vedrò tutte le particelle che tornano sempre indietro. Se invece i nuclei fossero lontanissimi uno dall'altro, sarebbe rarissimo vedere qualcosa che torna indietro e viene deviato. Andrebbero tutti in avanti.
Il punto di equilibrio fra quante particelle vengono prodotte in un certo angolo e quante tornano indietro è una misura di quanto sono grandi gli atomi. Quindi Rutherford scopre la forma dell'atomo, dimostra ulteriormente che gli atomi esistono, riesce a costruire un'equazione che è basata su principi primi di fisica classica, sostanzialmente, elettromagnetismo, e scopre che l'atomo ha una certa forma. Ha la forma di un nucleo circondato da particelle e riesce a determinare per la prima volta le dimensioni. Quindi qui si capisce l'importanza della matematica, perché sono le equazioni della matematica che permettono a Rutherford di stabilire quanto è grande l'atomo. Non è una misura diretta. Da lì in avanti la fisica non farà mai più misure dirette come si fece una volta. Col metro vado lì, lo misuro. Da lì in avanti la fisica riesce a dedurre informazioni sul mondo reale solo tramite la matematica.